17 febbraio 1600. A Roma, in Campo dei Fiori, il filosofo e frate domenicano Giordano Bruno è arso vivo sul rogo. È la pena che la Santa Inquisizione infligge agli eretici. Giordano Bruno si è rifiutato fino all'ultimo di abiurare i principi fondamentali delle sue teorie. Nei suoi innumerevoli scritti, dalla Cena delle Ceneri al Della Causa Principio et Uno, da Dell'infinito Universo e Mondi fino al De Magia, il filosofo sostiene che l'universo è infinito, dotato di intelligenza, pieno di sistemi solari e forse anche di altre forme di vita, e che non è stato creato da Dio, pur essendone una manifestazione diretta e immediata. Bruno nega anche l'immortalità dell'anima e abbraccia le teorie copernicane sul moto della Terra. L'8 febbraio 1600, al giudice che gli legge la sentenza di morte, risponde: forse tremate più voi nel pronunciare questa sentenza che io nell'ascoltarla.